13 febbraio. Sante Fosca e Maura. Dal libro della Genesi. Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?" Rispose: "Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto." Riprese: "Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?" Rispose l'uomo: "La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero, e io ne ho mangiato." Il Signore Dio disse alla donna: "Che hai fatto?" Rispose la donna: "Il serpente mi ha ingannata, e io ho mangiato." Allora il Signore Dio disse al serpente: "Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò in inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno." Alla donna disse: "Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà." All'uomo disse: "Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiarne. Maledetto il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te, e mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei, e in polvere ritornerai." L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Poi il Signore Dio disse: "Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male, che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre." Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via all'albero della vita. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: "Ritornate, figli dell'uomo." 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: "Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino. E alcuni di loro sono venuti da lontano." Gli risposero i suoi discepoli:
come riuscire a sfamarli di pane qui, in un deserto? Domandò loro, quanti pani avete? Dissero, sette. Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i sette pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati. Sette sporte. Erano circa 4.000. E li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà.